Lei ruspe al lavoro ad Agrigento, a ridosso dell'abuso dell'ex principessa Zaira. Contrapposte le ragioni del titolare, sopralluogo del videogiornale, Irene Milisenda. Continuano le demolizioni nella zona A di Agrigento, sostenuta attualmente dal comune di Agrigento su diffida della procura, con l'ultima che rientra nel calendario della prima fase degli abbattimenti. Dopo aver demolito i due immobili del principessa Zaira, che rientrano tra gli edifici abusivi, stamattina la ruspa della ditta Capobianco di Palma di Montechiaro è entrata in azione, per l'ultima volta in via Afrodite, per abbattere l'ultima porzione di manufatto costruito all'interno dell'area dell'ex ristorante Teatro Principessa Zaira. Si tratta di un locale prefabbricato di circa 30 metri quadri, in passato adibito a biglietteria del teatro e che successivamente il proprietario dell'immobile ha trasformato come personale abitazione. Come avvenuto in passato, lo stesso proprietario insieme al suo avvocato Riccardo Rosso hanno provato ad opporsi con richiesta alla Procura della Repubblica, respinte però con provvedimento del procuratore aggiunto Ignazio Fonzo. Del caso si è occupato su altre istanze anche il giudice Francesco Callegra nell'ambito del cosiddetto incidente di esecuzione, che ha comunque ordinato la demolizione. Adesso la demolizione è stata completata e da domani si passa alla fase 2 delle demolizioni di immobili abusivi ricadenti nell'area vincolata del Parco Archeologico della Valle dei Templi. Stamattina io volevo intraprendere una situazione piuttosto drastica, restarmi qua su questo immobile e non muovermi. Poi pensandoci, siccome mi sono sentito male, ho dovuto cedere, quindi io ho fatto fare quello che dovevano fare. Quindi, come vedete, qua stanno demolendo tutto, io sono mortificato, sono addolorato, sono veramente. Non ho parole per spiegare questa situazione. Non hanno voluto sentire niente, niente. La mia casa era questa, me l'hanno rasa al suolo. Questo è stato per me la cosa più bella della mia vita, perché non solo che per me, ma per molti agrigentini e molta gente che veniva da fuori. E era un locale con una vista meravigliosa, un locale dove la gente si divertiva, si faceva turismo, cosa che ad Agrigento manca e gli amministratori non lo vogliono capire, che Agrigento potrebbe vivere di turismo, e invece distruggono tutto.